troviamo qua per il quinto episodio della sagra di Beatrice detto Zanzanù. Come detto nell'altro episodio, il Mocenigo è riuscito a far terra bruciata intorno alla sua vita, soprattutto dando anche il daspo a sua moglie, bruciandogli e facendogli demolire la sua casa e facendo spostare il suo amico frate che riusciva a praticamente aiutarlo sul territorio. Questa cosa fece arrabbiare tantissimo Beatrice, Zanzanù, che scese a Garagnano e bruciò le case dei nobili del posto che non avevano a suo dire aiutato a non distruggergli la sua casa e non avevano fatto niente per impedirlo. Questo e in più, per autofinanziarsi, cominciò con il rapimento delle persone per poi chiedere riscatto sia per indebolire l'avversario ma anche per finanziarsi. La più eclatante delle sue rapimenti è stata fatta a Tuscolano su un commerciante veneziano, Stefano Protasio. Infatti viene preso, prelevato dalla sua casa e rapito, e questo è stato il rapimento più eclatante. Ma qui, dopo, Beatrice detto Zanzanù cominciò a dubitare del posto qua, infatti cominciava a aver paura perché non aveva più appoggi, non aveva più niente, e allora si decise di trasferire nel Granducato di Parma e Piacenza e combattere tra le truppe di Randaccio Farnese. Rimase lì per degli anni per poi tornare sul lago di Garda, ma questa è un'altra storia che racconteremo nel sesto e ultimo episodio della vita del brigante Zanzanù. Ciao a tutti!